Buonasera e ben ritrovati alle news di TG Cosmos. In prima pagina con la cronaca, i carabinieri della compagnia di Sala Consilina arrestano un giovane di Sassano per lesioni personali. Il servizio Antonella Citro. I militari della compagnia di Sala Consilina hanno tratto in arresto un giovane di Sassano di 26 anni con l'accusa di lesioni personali aggravate. Il giovane, infatti, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Sassano, per futili motivi legati al mancato saldo di un debito di 90 euro, ha preso a calcio e pugno un coetaneo. La vittima è stata successivamente condotta a Polla in ospedale e qui i medici, dopo i primi accertamenti, gli hanno diagnosticato la rottura della milza e ne hanno disposto il ricovero in prognosi riservata presso il reparto di chirurgia. L'arrestato invece è stato associato al regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell'autorità giudiziaria di Lago Nigro. Ancora cronaca, a Torre Orsaia parte un colpo di fucile e muore un uomo di 46 anni, mentre un altro si ferisce a una gamba mentre raccoglie funghi. Il servizio. Parte un colpo da un fucile e muore durante una battuta di caccia. E quanto accaduto a Torre Orsaia a José Antonio D'Adamo, cacciatore di 46 anni, rimasto ucciso da un colpo di fucile partito in maniera accidentale durante una battuta al cinghiale, alla quale partecipava, insieme ad altri cacciatori, in un bosco nella zona di Casalino, a pochi chilometri dal paese. Secondo i primi accertamenti da parte dei carabinieri, l'uomo è stato raggiunto al petto da un colpo sparato dal fucile di uno dei compagni di battuta e, nonostante gli immediati soccorsi, ha perso la vita. Sempre nelle campagne di Torre Orsaia, ieri un uomo di 30 anni è stato ferito da una fucilata a una gamba mentre raccoglieva funghi. Secondo i primi accertamenti, anche in questo caso il colpo sarebbe partito in maniera accidentale dal fucile di un cacciatore impegnato in una battuta al cinghiale. Ci spostiamo a Sapri, case popolari sul piede di guerra, gli assegnatari di località Timpone. Ascoltiamo il servizio. Perché il sindaco non esegue l'ordinanza del TAR che ordina al comune di Sapri di sfrattare le famiglie che occupano da anni abusivamente le case popolari in località Timpone? L'interrogativo è di chi da tempo attende una casa ed è assegnatario proprio di un alloggio in quella palazzina. Sulla vicenda si sono susseguiti una serie di tavoli istituzionali e ricorsi al TAR, con il risultato che le case al Timpone restano in mano alle famiglie che le avrebbero occupate senza averne diritto, alimentando malumore tra gli assegnatari ufficiali. Non comprendiamo le ragioni per le quali il sindaco del Medico, dichiarano Antonella Sainato e Anna Praino, continua a disattendere la sentenza del TAR che dispone lo sgombero dei 14 appartamenti occupati illegalmente. Comprendiamo le difficoltà per lo sfratto, ma il sindaco non può dimenticare che ci sono altre famiglie bisognose come le nostre che necessitano di quelle case. Comprendo il disagio e le loro difficoltà, ma a Sapri si è creata una situazione così ingarbugliata, afferma il primo cittadino, che rischia di favorire una vera e propria carneficina sociale. Per sfrattare le famiglie che le occupano da anni, anche se senza autorizzazione, non è semplice. Con il prefetto abbiamo individuato un percorso che dovrebbe portare la situazione in uno stato di legittimità senza penalizzare nessuna delle famiglie coinvolte in questa intricata vicenda. Nel frattempo il comune ha già interpellato gli organi competenti per verificare se è possibile utilizzare gli alloggi di località San Carlo, ancora in fase di aggiudicazione, per destinarli eventualmente ad alcune delle famiglie assegnatarie legittime degli appartamenti al Timpone. Tutto questo per evitare l'intervento delle forze armate per sfrattare le famiglie, anche con bambini e disabili, che abitano nella palazzina dei veleni. In provincia di Salerno si parla di diritto allo studio. Il presidente Antonio Iannone afferma circa 600.000 euro in favore di 451 alunni diversamente abili. Ascoltiamo. Sono 451 i beneficiari del contributo erogato dalla provincia di Salerno a sostegno delle spese per il trasporto di studenti diversamente abili, frequentanti istituti secondari di istruzione superiore, per un importo di 578.900 euro. A darne notizia il presidente della provincia Antonio Iannone. Il diritto allo studio, dichiara il presidente Iannone, continua a rappresentare una priorità per l'amministrazione provinciale, nonostante i tagli e l'attività di delegittimazione che l'ente è costretto a subire dal governo centrale. Si tratta, aggiunge, di uno sforzo ulteriore in favore delle fasce deboli che testimonia ancora una volta l'attenzione riservata dall'ente rispetto ai problemi legati alle politiche sociali e all'accesso allo studio. La provincia dunque continua
continua a svolgere il fondamentale ruolo politico-amministrativo. Dal mese di gennaio saranno in pagamento le rimanenti istanze risultate incomplete. Proposte progettuali. Parte una missiva congiunta a firma dei sindaci della Vallo di Diano. Antonella Citro. Avviso pubblico per la candidatura di proposte progettuali, misure di accelerazione della spesa, riflessioni. È l'oggetto della missiva inviata al Presidente della Giunta regionale della Campania Stefano Caldoro e all'Assessore dei Lavori Pubblici della Giunta regionale della Campania Edoardo Cosenza, a firma dei 14 comuni del Vallo di Diano. Noi sindaci dei comuni inferiori a 10.000 abitanti consideriamo la scelta infelice e ingiusta, a noi sordito. Sentiamo l'urgenza di mettere in risalto che la pubblicazione dell'avviso certifica un profondo distacco dai piccoli comuni da parte della giunta regionale. Ancora una volta si tiene presente solo del parametro popolazione. In realtà il bando pubblicato destina le risorse del 40% del totale per i comuni inferiori a 10.000 abitanti, che a quelli compresi tra i 10.000 e i 30.000 abitanti. Noi sottolineiamo con tutta la nostra forza che siamo di fronte ad un'ingiustizia profonda, perché i comuni con inferiori a 10.000 abitanti sono 423. Inoltre la destinazione del 20% delle risorse per i comuni tra 30.000 e 50.000 sono solo 23, completa l'illogicità rilevata nel bando. Dopo che la giunta regionale ha programmato 19 grandi progetti per un totale di investimento di circa 2.778 milioni di euro, concentrati solo sulle grandi città, soprattutto a Napoli ma anche a Caserta, e Salerno rimane con la magra inclusione solo di qualche comune nelle aree interne della provincia. Soprattutto mancano i criteri di attribuzione dei punteggi, continua nella missiva, che come è noto devono essere indicati in una fase contestuale alla pubblicazione di un qualsiasi avviso. Semplicemente per una questione di equità e giustizia sociale vi chiediamo, chiedono appunto i sindaci dei comuni del Vallo di Diano, di prendere in seria e dovuta considerazione questa nostra motivazione. Per la pagina degli eventi, al via oggi la 2 giorni di festeggiamenti per il ventennale del Lions Club Sala Consilina Vallo di Diano. Ascoltiamo. Al via oggi il ventennale della nascita del Lions Club Sala Consilina Vallo di Diano. Stamane dalle 9.30 alle 13 presso l'aula magna delle scuole elementari di via Matteotti a Sala Consilina si è tenuto il progetto dal titolo Sordisi smaglianti, futuri brillanti, un programma educativo per la salute orale dei bambini. Il dottor Angelo Casale, con l'ausilio di colorate e ammiccanti slide, ha tenuto 2 lezioni a 250 bambini interamente rivolte alla prevenzione e igiene orale. Importante il programma informativo ed educativo e i giovanissimi alunni delle scuole elementari di Sala Consilina hanno rivolto più di qualche domanda per saperne di più su come spazzolare bene i loro denti. È stato poi fornito a ognuno di loro un apposito kit contenente materiale didattico e uno spazzolino e dentifricio. Domani invece alle 17, sempre presso l'aula magna delle scuole elementari di Sala Consilina, si terrà un incontro dal titolo Benessere e tutela della salute orale, orientamento al paziente adulto. Dopo i saluti del presidente Lions Club Sala Consilina Vallo di Diano Rosi Pepe, interverranno il dottor Michele Falco, il dottor Michele Casale, il professor Gianni e la dottoressa Aurora Carazzone. Saranno presenti anche il governatore del distretto 108 YA Luigi Buffardi, il presidente della quarta circoscrizione Elena Guarino e il presidente zona 15 Nicola Bellucci. Su circa 1.000 istituti scolastici italiani, solo 200 si sono classificati per le semifinali di Roma. A rappresentare la provincia di Salerno alle Olimpiadi della Cultura e del Talento sarà presente l'istituto scolastico Pomponio Leto di Teggiano. Qui al mio fianco Ilenia Cimino, a cui volevo chiedere come mai avete partecipato e chi è stato a proporvi questo concorso. Allora, questa occasione ci è stata proposta dalla professoressa Testa Ferrata. È stata un'esperienza molto bella, diciamo, e siamo molto contenti di questo risultato che abbiamo raggiunto, non ce l'aspettavamo. Invece a Federica Masullo, quando siete stati lì e vi siete confrontati con altre scuole, qual è stata l'emozione, quali sono stati i sentimenti? Beh, siamo stati molto contenti perché comunque abbiamo avuto la possibilità di metterci in gioco e di arrivare a vedere quali sono i nostri limiti anche dal punto di vista culturale, e siamo stati contenti del risultato ottenuto.
speriamo bene per le semifinali. E a Mario Capo, l'unico rappresentante maschile della squadra, chiedo come intendete affrontare queste semifinali? Saranno difficili? Intanto ci stiamo preparando, perché gli argomenti e le tematiche già le sappiamo, quindi ci stiamo organizzando con i compiti. Comunque è bello mettersi in gioco, perché spinge al miglioramento, e questo vogliamo fare noi, metterci in gioco, perciò siamo fiduciosi. E a proposito delle attività dell'Istituto Scolastico Pomponio Leto, abbiamo ascoltato ai microfoni di Antonella Morena il dirigente scolastico Rocco Colombo. Un primo bilancio dopo 100 giorni di lavoro. Un bilancio sicuramente più che soddisfacente, un bilancio veramente molto molto positivo, grazie alla qualità dei docenti che operano in questa scuola, grazie alla grande veramente qualità degli studenti che la frequentano e grazie soprattutto alla collaborazione dei genitori con cui siamo stati in grado di intessere un rapporto veramente molto molto importante. Da qualche giorno è partito anche il registro elettronico che mette in condizione studenti, famiglie e scuola di seguire nella maniera più organica possibile il percorso dei nostri studenti, e questo mi sembra che sia già un bel avvio, un bel punto a favore di questa scuola. Preside, quali sono i progetti pilota dell'Istituto? Diciamo che i progetti sono tantissimi. Noi abbiamo intanto confermato ciò di quanto tanto di buono è stato fatto in questa scuola nel passato. Poi i progetti pilota sono veramente tantissimi. Intanto l'alternanza scuola-lavoro, questa scuola punterà anche sull'alternanza scuola-lavoro. Quest'anno avremo anche la possibilità di far frequentare degli stage operativi anche in alcune realtà territoriali ed imprenditoriali del Vallo di Diano, come per esempio la filiale di Teggiano della Banca Montepruno, come l'attivazione con alcuni sportelli dell'ASL, con alcuni reparti dell'ASL Salerno, poi con altre appunto realtà imprenditoriali della zona. Poi altri punti di forza sono la partecipazione ai giochi sportivi studenteschi, poi abbiamo ancora tra l'altro anche la possibilità di far partecipare i nostri ragazzi a dei corsi sulla comunicazione. Sono veramente tantissimi i progetti messi in cantiere per gli studenti, ma anche per i docenti. Ci sono dei corsi di formazione per esempio sui disturbi specifici dell'apprendimento, sui bisogni educativi speciali. Insomma, questa è una scuola che vuole, deve guardare al futuro. Noi domenica prossima abbiamo la possibilità di aprire le porte anche all'esterno per gli studenti delle scuole medie che volessero cominciare a prendere le prime informazioni su questa scuola, perché siamo convinti di poter dire la nostra veramente nel campo della formazione dei giovani del Vallo di Diano, del Cileno, degli Alburni, della vicina Basilicata. Domenica 15 dicembre alle ore 10 presso l'Aula Magna delle scuole elementari di Sala Consilina si terrà la presentazione dell'opuscolo sulla corretta alimentazione, curato dal dottor Giuseppe Altieri, medico dietologo, e Vincenzo Garofalo, medico pediatra, entrambi amministratori del comune di Sala Consilina. E ancora domenica 15 dicembre per il Natale a Sala Consilina dalle 10 alle 13:30 in piazza Umberto I, Luna Park per bambini con spettacolo di danza. Alle 21:30 in via Mezzacapo al parcheggio 4 Torri, concerto Iovine Live in the Reading. A parlarci nello specifico degli eventi e del programma natalizio salese abbiamo ascoltato ai microfoni di Antonella Morena gli organizzatori. Io per la verità quale consigliere mi sono interessato, però ero doveroso farlo, perché così come ogni anno non potevamo passare le feste natalizie senza dare un cenno di festa. Anche quest'anno, come altri anni, sono intervenuto, ho trovato la disponibilità del Presidente e degli altri consiglieri affinché Sala Consilina recuperasse un contributo e ne fosse stanziato un altro. Nessun merito, nessuna cosa particolare, se non altro tutti i cittadini di Sala credo debbano sentire il dovere di rappresentare il proprio paese nei consessi dove riescono a stare. Questo ho fatto, credo che poi ho trovato dei collaboratori giovani
si sta ricostituendo un gruppo di persone interessate al rilancio del Paese. Auguriamoci che questo rilancio sia sentito da tutti, perché tanto ormai è tutta l'Italia che piange, noi che piangiamo pure noi, perché significa ripetere cose che sono ascoltate da tutti. Auguriamoci semplicemente che capiamo quali sono i nostri traguardi, i nostri destini, e che non cerchiamo altre vie, ma cerchiamo di migliorare quelle cose che abbiamo. Quest'anno, insieme ai commercianti di Sala Consilina e alla Confcommercio, si è voluto riprendere questa tradizione e delle iniziative legate al periodo natalizio. Diciamo che la parte giovane dei commercianti di Sala Consilina, guidati poi da un saggio del commercio qui a Sala Consilina, mi riferisco al ragioniere Bertotti, hanno acceso l'animo, hanno acceso l'entusiasmo tra i commercianti e lo stanno trasmettendo un po' a tutta la cittadinanza, a tutta la popolazione, per far respirare in questo periodo anche qui a Sala l'aria del Natale. Lo si fa attraverso una illuminazione bellissima, e quindi vi invito a venirla a vedere nel centro commerciale, nel centro naturale commerciale di Sala Consilina, e attraverso un'atmosfera musicale, quella della filodiffusione, che negli angoli, per le strade, per anche i vicoli e le viuzze di Sala Consilina, si può ascoltare questa musica da sottofondo. E quindi, così come nelle grandi città che pubblicizzano, propagandano le varie iniziative natalizie, e quindi so che si fanno anche come dire, delle spedizioni per andare a vedere queste tradizioni, queste iniziative, anche Sala Consilina quest'anno è al passo con le grandi città. Quindi vi invito e non vi faccio gli auguri. Non vi facciamo noi dell'amministrazione gli auguri attraverso il mezzo televisivo, perché speriamo di incontrarvi per le strade di Sala Consilina e farveli di persona, perché la cosa più bella è potervi incontrare e stringervi la mano a tutti, salesi e non, qui a Sala Consilina, dove si respira una bellissima festa del Natale. Sempre in tema di festività natalizia, a Sapri, da oggi, nei due corsi principali della città, è stata istituita l'isola pedonale. Ascoltiamo. Con le feste di fine anno nel centro cittadino di Sapri tornano le isole pedonali. Scatteranno dal 13 dicembre in poi e saranno in vigore il venerdì e il sabato, ma anche il lunedì e il martedì che precedono il 25 dicembre e il 1 gennaio. Dalle 16.30 alle 20.30 saranno inaccessibili Corso Umberto I e Corso Garibaldi. Un provvedimento ormai abituale per il comune salernitano, pensato dall'amministrazione locale per rendere più agevole gli acquisti nel cuore del paese, ma soprattutto per creare spazi dove camminare in tranquillità e sicuri per i piccoli. Per la notte dei regali, fissata per domenica 22, sarà adottato un apposito provvedimento che dovrà tenere conto dei luoghi che saranno scelti per lo svolgimento degli spettacoli programmati per animare la città fino a notte fonda. Le isole pedonali natalizie, come quelle estive, restano per il momento le uniche fisse nel programma del comune, dopo la decisione assunta dall'amministrazione di revocare quelle del weekend contestate dai commercianti. Ma questo non vuol dire che il governo locale abbia rinunciato alle zone a traffico limitato. Difatti la Giunta ha ordinato alla Polizia Municipale la redazione di un nuovo piano viario che favorisca la mobilità sostenibile, prevedendo nuovi spazi per i parcheggi. Entro l'anno, attraverso un apposito bando, sarà scelto il professionista che dovrà revisionare la viabilità cittadina. Nel 2014 il nuovo piano viario entrerà in vigore, indicando anche le zone vietate al traffico. È chiaro, precisa l'assessore Giulio Cammarosano, che le aree da destinare a isola pedonale saranno scelte tenendo conto delle esigenze di residenti, operatori economici e automobilisti. Domenica 15 dicembre alle ore 19 nell'auditorium dell'Istituto di Istruzione Superiore Antonio Sacco di Sant'Arsenio si terrà, come ogni anno, la manifestazione conclusiva del Premio Nazionale Giornalismo e Multimedialità Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, organizzata dal Centro Studi Tegea. Il prestigioso premio verrà consegnato a Monsignor De Luca unitamente a tanti altri riconoscimenti.
E per questo è tutto, vi ringrazio per averci seguito, il nostro TG finisce qui, ma vi ricordo i numeri 0975 2068 28 per le vostre telefonate, i contatti invece con un'email a info@cosmostv.it. Infine, per seguirci in streaming su internet ovunque, H24, potrete connettervi all'indirizzo www.cosmostv.it. Grazie per averci seguito. L'informazione ritorna per voi domani alle ore 14, sempre su Cosmos TV.